Vivian è in coma da 9 anni. È stata rianimata, ma chiusa in una scatola. Ho sempre detto che per me questo coma vigile è praticamente come un mondo chiuso in una scatola. Sua madre ha provato quasi tutto per farla uscire da questa condizione, ma finora ogni tentativo era fallito. Adesso invece, da qualche settimana sta notando sempre più cambiamenti in sua figlia. Bevittem fürdetni és hát a hónajára. Portata a fare il bagno e allora le rado le ascelle. Ho sempre dovuto sollevarle il braccio con fatica e a volte ci riuscivo dopo il quinto tentativo. Beh, questa volta sono riuscita ad alzarle il braccio facilmente e a depilarle le ascelle. Allora ho gridato, Györgyi, Györgyi, vieni, guarda, sono riuscita ad alzare il braccio di Vivi. Avevi mai visto una cosa del genere? Lei ha risposto che non lavorava da 2 settimane e poi era venuta qui. Aveva spruzzato nel naso e proprio per questo anche lei era sorpresa. Devo controllare la lista delle chiamate di quel giorno. Ho telefonato a tutti quelli che conoscevano Vivi per raccontare cosa era successo. Sentivo che non mi interessava più niente. In 9 anni praticamente non era successo nulla. E ora c'è questo spray nasale che se solo le rilassa i muscoli ne sono felice. Vivian, quando aveva 15 anni, è stata investita da un'auto. Da allora sua madre aspetta che sua figlia ritorni. Viviamo in un paesino che si chiama Pati e una sera alle 7 stava accompagnando il suo amico alla fermata dell'autobus. Aveva 15 anni. Balázs è salito sul bus ed è partito. Mentre attraversava la strada, un'auto l'ha investita. È arrivata l'ambulanza, hanno dovuto rianimarla ed è stata trasportata all'unità di terapia intensiva dell'ospedale János, dove ha subito un'operazione durata 4 ore di lobectomia al polmone sinistro. È stata un'operazione salvavita e dopo è rimasta 2 mesi e mezzo nel reparto di terapia intensiva. I medici hanno detto che i risultati dell'attacco del cranio erano molto preoccupanti. I ventricoli cerebrali erano rimasti allargati e non si erano ristretti. Il sistema cerebrale di Vivian era stato gravemente danneggiato. Abbiamo tentato di tutto, tutto, per un anno. Abbiamo provato qualsiasi cosa potesse aiutarla, a qualunque prezzo, a qualunque sforzo. Ci siamo rivolti a guaritori, abbiamo provato la magnetoterapia senza alcun risultato. Anche l'agopuntura per un anno, 3 volte alla settimana. Un medico agopunturista veniva da Vivian. Avevamo alcune massaggiatrici Thai che sapevano esattamente quali punti premere. Queste ragazze erano esperte e noi eravamo pieni di speranza. All'inizio ho imparato tutto. Alzo Vivian 1 volta alla settimana. È un miracolo. È come una bambola di pezza, quindi con lei non ho nessun tipo di relazione consapevole. Posso alzarla 1 volta alla settimana con l'aiuto di vari attrezzi speciali. Ogni giorno viene sistemata su una sedia a rotelle, ma praticamente non c'è stato alcun miglioramento. Avevo tantissime speranze, ho sempre pensato che tutto ciò che provavamo, con tanta volontà e ogni sforzo, ci avrebbe portato avanti. Ma sfortunatamente, dopo aver usato metodi differenti, dopo 1 anno mi sono sempre resa conto che non ottenevamo alcun progresso e neppure un cambiamento. Ovviamente, date le sue condizioni, Vivian fisicamente è curata bene, ma sfortunatamente il suo stato di coscienza non migliora. Un conoscente gli ha richiamato l'attenzione su un articolo di un giornale che trattava del caso di un paziente in coma che stava iniziando a riprendersi grazie al peptide C. Mio marito e io ci siamo recati a casa di Gábor la sera stessa e io ero molto scettica. Credevo si trattasse di un altro guaritore e avrei provato anche questo, tanto non c'era niente da perdere. Avevamo provato di tutto per 9 anni. Tutti i medici praticamente non erano stati in grado di ottenere alcun risultato. Le sue condizioni non erano cambiate. Ed ecco un altro prodotto. Avevamo già provato 50 di medicinali differenti, 50 metodi diversi. E se la medicina non era riuscita a fare niente, che cosa avrebbe potuto fare Gábor? Mio marito era più fiducioso di me e diceva che questa volta era sicuro, era efficace per tutti. Aveva cercato in internet, aveva caricato e guardato i video e diceva che dovevamo provare anche questo. Quel che sarebbe stato, sarebbe stato.
Beh, abbiamo iniziato a spruzzarlo. L'ho portato nell'istituto di Vivien, ho portato anche tutte le istruzioni. E così Vivien ha iniziato a ricevere lo spray nasale. Abbiamo seguito tutte le istruzioni che Gabor ci aveva dato e dopo una settimana, quando sono andata a visitarla, un'infermiera mi ha detto che Gheorghi era stata lì con Vivien e non sapeva che cosa fosse questo spray nasale che rilassava i muscoli. Ma Vivien era stata vigile tutto il giorno, cosa che non aveva fatto mai prima di allora. Infermieri di numerosi pazienti hanno notato che anche molti anni dopo un trauma cerebrale il sistema nervoso era in grado di rigenerarsi. Vivien ha iniziato a usare il peptide C dopo 10 anni di coma. Nel suo caso il sistema digerente aveva iniziato a funzionare dopo qualche giorno e anche la pressione si era stabilizzata. Siccome il peptide C rigenera il sistema nervoso, il sistema nervoso centrale attua il vero recupero funzionale. Per tale motivo è possibile osservare processi rigenerativi nell'intero organismo. La madre di Vivien ha notato con sorpresa che il tessuto mancante che Vivien per anni aveva morso sta ricrescendo. Ha movimenti spasmici. Quando inclina di lato la testa e sfortunatamente si morde la parte sinistra della bocca, si prende il labbro tra i denti e ora ha una morsicatura a forma di V che si è procurata nel corso degli anni. Questo non è successo all'inizio e io mi sono sempre rassicurata che quando si sarebbe risvegliata sarebbe stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica. Non avrei dovuto preoccuparmi in anticipo. Ed è proprio così. La sua bocca inizia a rigenerarsi, quindi la ferita è visibile all'interno, ma all'esterno sembra che la bocca si stia rigenerando. Aveva i segni di 3 tubi di suzione sul torace, precisamente erano sul lato destro. Il lobo polmonare destro, in basso, era stato danneggiato in seguito all'incidente. E qui c'erano le aperture dei 3 tubi di suzione che erano guarite, ma le cicatrici erano rosso-rosa. E c'erano anche brufoli sul torace, ma ora la pelle è perfettamente pulita. Dunque sembra che la sua pelle si stia rigenerando. La volta successiva che sono andata a visitarla, ovviamente ero attenta a ogni suo sussulto, volevo vedere quale sarebbe stato il suo prossimo miglioramento. Prima avevo visto un video sul sito di Gabor che mostrava la pelle eczematica. Si trattava di un uomo, credo. Aveva un eczema e diceva che stava usando lo spray da 3 giorni e l'eczema era scomparso. Vivien, nella parte inferiore, tra le dita, ha un rossore perché stringeva tanto le dita e quando faceva il bagno non riusciva ad asciugare la parte infraditale e si è arrossata e si è formata una specie di micosi. E così ho pensato di spruzzare anch'io lo spray, non solo nel naso, ma anche sulle parti arrossate. Quando l'ho vista la volta seguente, il rossore era scomparso. Mi sono sorpresa nel constatare che il rossore della micosi alle dita si era schiarito. L'ho detto, all'inizio ero molto scettica. Era incredibile, finché non è trascorsa la prima settimana. Perché dopo una settimana ho notato che c'era un cambiamento ed era dovuto a nient'altro che al peptide C. Ed è praticamente incredibile che le ho spruzzato nel naso. Ha aperto la bocca e sta iniziando a guarire. Ho parlato con l'infermiera, che è stata molto gentile, e ha detto alle altre infermiere di controllare quanto Vivien presta attenzione. E ha iniziato a stare attenta alla conversazione delle persone. Ho detto che era la stessa cosa che avevo notato anch'io, perché quando la sediamo sulla sedia a rotelle e le parliamo, lei cerca di ascoltare e presta attenzione sempre di più. Vado e la curo e penso che quando ritornerà lo farà in un corpo sano. Per questo motivo fa fisioterapia, la facciamo alzare e stiamo facendo tutto il possibile, la stiamo aspettando. Le informazioni in questo video non sono state valutate dall'Agenzia Sanitaria né dall'Agenzia Europea per i Medicinali o da qualsiasi altro organismo medico, autorità medica. Non miriamo a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcune malattie. Le informazioni sono condivise solo a scopo didattico. Devi consultare il tuo medico prima di agire su qualsiasi contenuto in questo video. Specialmente se sei incinta, stai allattando, prendi farmaci o hai una condizione medica.